Se possedete un dispositivo di casa Huawei o Honor e state cercando il modo di ottimizzare al massimo le prestazioni della batteria, ottenendo quindi un'autonomia decisamente più interessante, beh, allora non cercate altrove perché all'interno di questo video vi suggerirò tutti i metodi e i consigli per ottimizzare al massimo la batteria del vostro device Huawei o Honor. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se già non l'avete fatto, iscrivetevi anche al nostro canale Telegram, linkato in descrizione qua sotto, e per altri video a tema ottimizzazione della batteria di Android sapete già che cosa fare, lasciate un like a questo video. Il primo consiglio si applica a tutti i dispositivi Android in generale ed è una buona pratica da fare, cioè quella di disinstallare le applicazioni che non utilizziamo oppure le applicazioni preinstallate che non ci servono. All'interno dei device, soprattutto quelli Honor, sono spesso presenti dei giochi e dei servizi che poi alla fine non utilizziamo. Disinstalliamoli oppure disattiviamoli dalle impostazioni delle applicazioni nel caso queste applicazioni non si possano effettivamente rimuovere. In questo modo libereremo risorse di sistema e soprattutto eviteremo che queste app possano connettersi in background e lavorare in sottofondo in modo tale che non possano consumare della batteria in eccesso. Portiamoci quindi nelle impostazioni di sistema dove riusciremo a cambiare tanti settaggi che ci permetteranno di spremere al massimo la batteria del nostro telefono. Se il vostro dispositivo è dual SIM ed effettivamente avete due schede telefoniche di due operatori diversi all'interno del vostro telefono, vi consiglio da gestione doppia scheda di switchare tra la SIM 1 e la SIM 2 in base al luogo dove vi trovate, in base al segnale telefonico che è presente. Infatti, se avete connessioni date su entrambe le schede, può convenire passare da una all'altra nel caso in cui per una delle due schede il segnale telefonico sia decisamente più forte. Quando il telefono è stabilmente collegato alla rete, consuma decisamente meno batteria che quando invece la rete è precaria. Si possono poi ottenere grandi risparmi di batteria dalle impostazioni del display. Qui possiamo ad esempio disabilitare la luminosità automatica scegliendo quindi un settaggio manuale, perché spesso la luminosità automatica tende a essere un pochino troppo elevata per quello che effettivamente ci serve per guardare il display. Scegliendo la luminosità manuale avremo sì il fastidio di doverla cambiare noi, ma allo stesso tempo potremo ottenere dei grandi risparmi di batteria perché il display è il componente che consuma di più. Alla voce sospensione invece potremo scegliere dopo quanti secondi il telefono deve spegnere il display e tornare in standby. Vi consiglio di impostare un settaggio non superiore al minuto. Torniamo indietro e portiamoci nelle impostazioni di notifiche barra di stato. All'interno della voce gestione notifiche potremo andare a disabilitare le notifiche per le applicazioni di cui effettivamente non ci interessa ricevere un banner oppure un'informazione in tempo reale. In questo modo possiamo andare ad esempio a disabilitare le notifiche che ci danno fastidio, ma anche quelle di app che effettivamente sfruttiamo soltanto quando le apriamo noi manualmente, quindi disabilitando l'accesso alle notifiche potremo avere dei grossi risparmi di batteria perché quelle applicazioni non potranno più comunicare in background con internet. Disabilitate l'opzione notifiche attiva schermo per evitare di accendere lo schermo ad ogni ricezione di notifica, invece attivate l'indicatore lampeggiante, cioè il LED, che consuma pochissimo e permette di effettivamente vedere al volo a schermo spento se abbiamo delle notifiche da controllare. Dalle impostazioni di sicurezza e privacy possiamo accedere ai servizi di localizzazione. Qui avremo un controllo totale degli effettivi, appunto, servizi di geolocalizzazione e quindi quelli relativi alla posizione del nostro dispositivo nel mondo. Come misura estrema possiamo disabilitare completamente i servizi di geolocalizzazione che verranno poi riattivati nel momento in cui effettivamente ci servono, oppure possiamo semplicemente limitare la geolocalizzazione sfruttando la rete mobile e il wifi, che è quella che consuma decisamente meno rispetto all'utilizzo combinato anche del GPS. L'ultima voce è quella relativa alla cronologia delle posizioni Google, ci permette di disabilitare questo servizio effettivamente di Google, che ci consente anche di tracciare dove siamo stati con il nostro telefono. Se non vi interessa questo tipo di opzione, disabilitatelo perché effettivamente il telefono ha la tendenza a comunicare la nostra posizione tante volte a Google. In questo modo avremo, diciamo, sotto controllo la nostra privacy, ma soprattutto il dispositivo tenderà a comunicare con meno frequenza con i server di Google. Tornando indietro nelle impostazioni, troviamo ovviamente la voce delle app, dove c'è la lista che permette di gestire tutte le vostre applicazioni. Come ho detto prima, disinstallate ciò che non serve, disattivate il superfluo e otterrete un grande risparmio di batteria. Ma ancora sotto c'è la voce relativa alle autorizzazioni. Sono particolarmente interessanti quelle alla posizione perché disabilitando l'accesso di certe applicazioni alla vostra posizione eviterete che venga abilitato il GPS quando non serve. Ovviamente fate attenzione a ciò che disabilitate perché alcune applicazioni hanno ovvia necessità
dell'accesso alla posizione, come ad esempio le applicazioni per i navigatori satellitari o che comunque richiedono la geolocalizzazione. In tutto questo abbiamo già ottenuto un grande risparmio di batteria, ma non siamo ancora arrivati appunto alla voce più importante, cioè quella che si chiama nel menu delle impostazioni batteria. Qui avremo totale controllo di ciò che fa il dispositivo per risparmiare la batteria. Iniziamo subito dalle impostazioni generiche, alle quali si accede tramite l'icona presente nell'angolo in alto a destra. Qui vi consiglio di disabilitare la voce promemoria consumo intenso e la voce chiudi app a consumo intenso, perché saremo noi d'ora in avanti a gestire il comportamento del telefono quando trova delle applicazioni che consumano effettivamente più batteria del normale. E soprattutto fate attenzione alla voce connessione durante sospensione, disabilitando l'accesso al wifi e l'accesso alla rete mobile durante la sospensione, durante lo standby. Avrete sì un risparmio di batteria, ma non riceverete le notifiche, quindi in questo caso vi consiglio di tenere attive queste due voci. Tornando indietro noterete una voce pulizia schermata di blocco. All'interno di questa voce potremo andare a settare quelle app che effettivamente verranno chiuse o messe in standby nel momento in cui blocchiamo il dispositivo. La vostra tendenza naturale sarà magari quella di bloccare tutto, ma in realtà non va fatta questa cosa, va scelta la lista con criterio. Andate a disabilitare tutte le applicazioni che non utilizzate effettivamente con grande frequenza. Tenete quelle di messaggistica, tenete quelle che devono continuare ad operare in standby, tipo Spotify, tipo Google Maps e applicazioni che effettivamente funzionano anche quando il telefono è disattivo, e soprattutto tenete attive all'interno di questa lista anche le applicazioni che effettivamente aprite con molta frequenza. In questo modo il telefono non sarà costretto a ricaricarle continuamente e quindi avrete un risparmio di batteria, perché effettivamente verrà sfruttata al meglio la RAM, che una volta attiva, una volta accesa, consuma la stessa quantità di batteria. L'ultima voce è quella relativa al risparmio a bassa risoluzione, che permette su alcuni telefoni di effettivamente abbassare la risoluzione del display, passando ad esempio dal Full HD al 720p, quindi risoluzione HD. Questa cosa non ha un grande risparmio di batteria, se siete veramente a corto potete attivarla, però vi consiglio in questo caso di effettivamente accendere questa opzione nel momento in cui fate del gaming, magari gaming in 3D. In questo modo riuscirete a giocare prolungando di molto la durata della batteria, perché disabilitando una risoluzione molto alta la scheda grafica tenderà a consumare molto meno, e questa cosa ha un impatto positivo. Noterete infine in alto che sono presenti le classiche modalità di risparmio energetico tradizionale e ultra. La prima vi consiglio di attivarla magari quando siete a sera e avete quel 20% residuo, volete trascinarlo un pochino in più, allora abilitate tranquillamente il risparmio energetico per avere dei consumi ancora più bassi. Invece la modalità di risparmio ultra la potete attivare nel momento in cui veramente siete lontani da una presa o da un power bank per svariate ore. In questo modo il telefono limiterà completamente le sue funzionalità, potremo comunque continuare ad avere accesso a certe applicazioni, ma fate attenzione che non arriveranno le notifiche per tutte le altre, e soprattutto le funzionalità del dispositivo saranno estremamente limitate, però a mali estremi, estremi rimedi. Applicando tutti i miei consigli sarete riusciti a ottenere un buon risparmio di batteria senza limitare le prestazioni del telefono, senza limitare l'arrivo delle notifiche e soprattutto senza limitare le funzionalità del dispositivo. Riusciremo a usarlo tranquillamente senza alcun tipo di compromesso. Ovviamente valgono anche sempre i consigli generici che si applicano ad Android: non utilizzate cleaner di memoria o applicazioni che vi permettono di ottenere risparmi miracolosi di batteria, perché non servono assolutamente niente. Non utilizzate il dispositivo quando magari è troppo caldo fuori, sotto la luce diretta del sole, quello fa veramente scaricare tanto la batteria. Soprattutto non installate cose a caso e tenete il telefono, diciamo, il più pulito possibile, tenendo anche sotto controllo ovviamente la luminosità, che è quello che poi ha l'impatto decisamente più grande sui consumi. Se avete consigli, suggerimenti, critiche, fatemelo sapere nel box dei commenti qua sotto. Noi ci salutiamo e ci vediamo come sempre al prossimo video per idbo.com. Andrea Ricci.